Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Come promesso, siamo a presentarvi il lavoro finito su questa Audi RS3 che abbiamo iniziato un po' di tempo fa. Avevamo fatto appunto un video specifico sulla prima parte dei lavori, in particolare avevamo descritto tutto il kit di aspirazione e venturi, che è questo, e ci eravamo riservati di completare il lavoro con tutta la parte dello scarico e la parte di elettronica. Già che siamo qui sul vano motore, parliamo della parte elettronica. Abbiamo montato la classica centralina Seleton da noi programmata, ed è l'unica disponibile per modificare i parametri di questa macchina, perché a livello seriale non si può, ancora blindata non si può fare niente, mentre con questa centralina che lavora in parallelo con quella originale otteniamo sostanzialmente due vantaggi. Uno, che il cliente non perde la garanzia, perché prima di andare in assistenza la sgancia, la tira via e la macchina come parametri legge i parametri della centralina originale, e due, che guadagna 50 cavalli e 55 Nm di coppia, cosa che viceversa sarebbe stato impossibile ottenere, soprattutto considerando il fatto che montando l'aspirazione Venturi, che è molto libera, molto aperta e chiaramente decomprime una parte della pressione in aspirazione, e avendo montato l'impianto di scarico a Krapovic, che adesso vi faremo vedere, quindi tubo centrale e terminale completamente in titanio, anche in questo caso particolarmente aperto, ovviamente la coppia si sposta dal basso verso l'alto, è diventato assolutamente necessario andare a riprendere con una centralina determinati parametri e determinate pressioni per recuperare questo spostamento di coppia. Non è una perdita di coppia, ma è uno spostamento di coppia. Quindi il fatto di aver agito prima sull'aspirazione, poi sullo scarico e ultimo sulla parte elettronica ha fatto sì che il lavoro viene completato in maniera perfetta. Allora, eccoci qui. Questa è la linea di scarico originale Audi RS3. Come vediamo, abbiamo due rompifiamma, tutta la linea, e poi abbiamo il suo terminale di scarico, ovviamente con le uscite, che ora noi andremo a modificare montando una Krapovic. Allora, ecco qua, è stato cambiato lo scarico, abbiamo tolto i due centrali piccolini fino ad arrivare dietro al terminale, sempre a Krapovic, completamente in titanio con le sue belle valvole. Abbiamo sostituito le uscite sempre in titanio e carbonio, e poi col telecomandino andremo a gestire le due valvole per il sound. Ok, volendo comunque l'impianto può funzionare anche con quello di serie, utilizzando l'impostazione di serie a parte il telecomando. Quindi a questo punto vi faccio vedere esteticamente la parte dello scarico. Quindi ha un tubo centrale diretto e un silenziatore posteriore, queste sono le uscite ovali in carbonio, un silenziatore posteriore più piccolo. La caratteristica di questo scarico, oltre a essere molto più leggero perché il titanio pesa un quarto rispetto all'acciaio e ha una sonorità completamente diversa, ha il vantaggio di avere delle valvole delle centraline particolari, che adesso il mio collega vi spiegherà il funzionamento, e che permettono di utilizzare questo scarico in modalità differente rispetto alla versione stock. Allora, come ben sapete, questa macchina, come altre Audi, ha il Drive Select. Sulle impostazioni Comfort e Efficiency, in poche parole, le valvole rimangono chiuse. Montando questo scarico abbiamo un telecomando apposito che permette anche su queste impostazioni di poter aprire le valvole. Allora, adesso proviamo a accendere. Allora, adesso le valvole sono chiuse. Schiacciamo, diventa rosso, le valvole si aprono. E così, quando torna bianco, abbiamo richiuso le valvole, il sound cambia. Ovviamente anche su Efficient e Comfort, perché su auto e dinamiche le valvole si auto aprono. Oppure schiacciando il telecomando rimangono soltanto sempre aperte, o se no, se si lasciano nelle impostazioni dell'auto, funzionano come le originali, cioè si auto adattano in base ai giri motori e alla velocità. Okay.
Ecco, come avete potuto sentire, la differenza tra scarico aperto e scarico chiuso è netta. Ovviamente la rumorosità di questo scarico non è eccessiva, perché comunque rimane sempre un silenziatore finale, non è un tutto tubo, per non perdere troppo in pressione dello scarico. Ha dal nostro punto di vista una rumorosità giusta, quindi non è troppo fracassona, non è arrogante, una rumorosità in linea con quelle che sono le caratteristiche della macchina. C'è anche da tener conto che, come qualunque scarico nuovo, ci vuole un pochino di tempo affinché si adatti e il rumore nel giro di 500.000 km cambierà ulteriormente. Comunque, a valvola aperta, direi che il risultato finale di questo scarico a Krapovic, nonostante il costo che è molto elevato, è assolutamente di grande soddisfazione. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Per oggi è tutto, vi rimandiamo alle prossime elaborazioni, alle prossime macchine. Vi ricordiamo, appunto, per qualunque informazione, di andare a consultare il sito www.9000giri.it, nello specifico l'archivio elaborazione, dove trovate appunto più di 3500 vetture, compresi i due video, sia quello precedente che questo qua, ultimo di questo gioiellino di casa Audi. Per qualunque informazione mi potete contattare in sede allo 0273 83 175, e vi ricordiamo di cliccare sulla campanella qua sotto, soprattutto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i lavori che noi facciamo. Alla prossima, grazie.